Oggi parliamo e commentiamo la notizia di un certo Franco Fiorito, balzato alle cronache in questi giorni per lo scandalo della Regione Lazio, capitanata dalla Polverini, come sappiamo. Tutto quello che è stato detto è veramente molto impressionante, tutto quello che si presume abbia rubato questo signore o comunque soldi distratti. Parliamo, si presume, non è nulla di accertato, stanno facendo le indagini. E la magistratura farà il proprio dovere e la giustizia farà il proprio corso. Quello che voglio commentare in questo video è quelle che sono le voci legittime previste dalla legge della busta paga di questo signore. Cominciamo a leggere. Allora, stipendio base 8.100 euro, 4.190 euro di diaria, 3.000 euro per le spese del personale, 8.000 per la presidenza del gruppo regionale e 8.000 per la presidenza della commissione bilancio. In tutto fanno 31.000 euro. Vi direte voi, beh, saranno lordi, bisognerà pagarci le tasse. No, attenzione, quando i magistrati chiedono, il procuratore chiede a Fiorito se quello fosse lo stipendio netto o lordo, lui risponde netto, quindi sono soldi netti. Facendo un rapido calcolo sono più di 1000 euro al giorno. Non so cosa facesse questo Fiorito, ma sicuramente 31.000 euro sono una cifra troppo importante per una persona che fa questo lavoro. Vogliamo chiamarlo lavoro, diciamo fa questo lavoro. Ci vanno avanti 31 famiglie, male, ma ci vanno avanti. L'Italia deve cambiare, perché il vero scandalo probabilmente non è quello che si presume abbia rubato questo signore, si presume, ancora non, ripeto, non è stato accertato, ma il vero scandalo è la legalità, cioè che legalmente questa persona, e tante come lui, come tanti dirigenti, prendono questo tipo di stipendi con queste voci. È una cosa incredibile. L'Italia deve cambiare in questo. Cioè, innanzitutto cominciamo a dire che le cose legali, le voci legali non possono raggiungere queste cifre. Questo è il vero scandalo dell'Italia.